Ciao a tutti, oggi sono qua per condividere con voi qualche pensiero, qualche riflessione che ho maturato nel tempo dopo 10 anni di relazione. Questo video in realtà nasce come post, ad aprile infatti ho festeggiato 10 anni con il mio compagno e avevo buttato giù qualche parola per il blog. Non ho però mai trovato la spinta giusta per pubblicare quel post, un po' perché lo sentivo troppo personale, forse un po' off topic. Mi sono domandata spesso se la mia esperienza e i miei pensieri potessero effettivamente essere utili a qualcun altro, come ispirazione, motivazione o semplicemente come consiglio. Ma poi ho ripensato alle tantissime email e messaggi privati che mi inviate ogni giorno chiedendomi consigli in questo settore, facendomi domande sulla mia relazione. Quindi, se posso esservi utile con la mia esperienza e soprattutto condividere con voi dei pensieri che secondo me sono estremamente positivi e oltre a farvi riflettere potrebbero anche aiutarvi a crescere. Allora, perché non farlo, insomma? Inoltre, su Instagram vi avevo chiesto se avevate delle domande specifiche su questo tema, quindi alla fine del video risponderò anche alle vostre curiosità. Dunque, 10 anni, mamma mia, sono veramente tanti 10 anni passati con la stessa persona. Abbiamo iniziato questo viaggio insieme, io e mio compagno, quando eravamo adolescenti. E adesso siamo degli adulti, sembra strano, però quando sei giovane, molto giovane come adolescente, 1 anno, 2 anni sembrano una vita, quindi potete ben immaginare quanto siano stati lunghi questi 10 anni, quante cose siano cambiate. Una delle cose che ho imparato è che il tempo ti cambia. Quindi non puoi pretendere che la persona con cui stai, le persone in generale che ti sono attorno, che siano compagni, amici, parenti, cambino nello stesso modo in cui cambi tu. I cambiamenti non sono per forza negativi, ma anzi spesso ti fanno crescere. Spesso le difficoltà che trovi sul tuo cammino ti formano e ti aiutano a diventare una persona migliore. Io, per fortuna o purtroppo, sono una persona che dice sempre quello che pensa. Io mi conosco, sono dentro la mia testa, so che cosa penso, l'altra persona invece, no, quindi il dialogo per me è essenziale per capire che cosa pensa, che cosa prova l'altra persona e il confronto è essenziale per stare bene insieme. Soprattutto nei momenti in cui ci si trova in disaccordo su qualcosa. Possono essere magari sciocchezze, il più delle volte crescendo le questioni si fanno sempre più importanti, sempre più serie, la vita. I litigi ci sono stati, ci sono tutt'oggi e penso che ci saranno per sempre, però penso che l'importante sia sempre trovare un punto di incontro. È fondamentale fare spesso un passo indietro e cercare di comprendere l'altra persona, cercare di capire che cosa pensa, che cosa vuole, che cosa pensi tu, che cosa vuoi tu e trovare un punto di incontro. Detta così è molto facile, spesso e volentieri è invece difficile perché magari su alcune cose non si è disposti a fare compromessi. È normale anche questo, come vi dicevo, siamo partiti che avevamo 17 anni, dopo 10 anni ne abbiamo 27, tante cose sono cambiate. In una coppia c'è l'io, c'è il tu, ma c'è soprattutto il noi. E non è una cosa da dare per scontata, mai, nemmeno dopo 10 anni che stai con una persona. Non bisogna mai smettere di innaffiare e coltivare la relazione, dare per scontate alcune cose. Certo, con il tempo ci si abitua un po' alla presenza dell'altro, ai suoi pregi, ai suoi difetti, però non dare mai per scontato l'affetto, l'aiuto, l'appoggio è stato veramente decisivo, soprattutto guardando le persone che ho attorno, quando alcuni gesti, magari anche i più piccoli, anche semplicemente una carezza o il dirsi ti amo, con il tempo possono sembrare ripetitivi, scontati, così non è. Una delle grandi cose che ho capito in questi anni è che l'amore non basta. Non basta voler bene a una persona per far funzionare le cose, bisogna impegnarsi veramente tanto. È difficile spesso venirsi incontro, soprattutto perché questo spesso implica rinunciare a qualche cosa. Spesso ci vuole anche un pizzico di fortuna, perché
perché su una relazione possono incidere tanti fattori esterni, possono succedere tanti imprevisti. Io ad esempio ho vissuto per diversi anni lontano dal mio compagno. Non mi piace definirla una vera e propria relazione a distanza, anche se tutte le volte che ne parlo con qualcuno mi sento dire non deve essere stato facile vivere una relazione a distanza. Eravamo separati da qualche centinaio di chilometri, quindi non vivevamo in due nazioni diverse, ma potevamo vederci una volta a settimana, a volte una volta al mese. Quello che ci ha tenuto insieme è stato sentirci spesso. Purtroppo entrambi stavamo studiando. E non cose semplicissime fra le altre cose, quindi non avevamo effettivamente molto tempo per sentirci, ma la costanza, l'essere sempre interessati comunque all'altro, voler dimostrare appunto interesse, affetto anche a distanza, aiuta tantissimo a sopportare periodi lunghi in cui non ci si vede, in cui non si può stare assieme. Soprattutto all'inizio ero convinta che per far fruttare al meglio il tempo passato insieme dovessimo fare chissà che cosa, uscire, fare una passeggiata insieme, organizzare sempre qualcosa, ma con il tempo ho scoperto e ho capito che le cose più meravigliose sono i momenti passati insieme a non fare niente. Se ti senti a tuo agio con una persona dormendo, stando in pigiama, facendo cose ordinarie come ad esempio cucinare o lavare i piatti, è molto più prezioso di una serata fuori. E forse questo lo incominci a capirlo e ad apprezzarlo veramente quando il tempo passa. Sembra che sono una vecchia, però sono tanti anni, 10 anni. In questi 10 anni ho scoperto che l'amore che avevo tanto idealizzato nei film, nei libri, non esiste, per fortuna, perché la realtà è sicuramente migliore, nulla la batte, nulla. Non ci sono grandi cose giuste o sbagliate, finché si rispetta l'altra persona, finché si sta bene insieme, finché si sta costruendo qualcosa di positivo insieme, il rapporto arricchisce entrambe le persone, non bisogna poi preoccuparsi di quello che fanno gli altri. Ed è una cosa che mi sarebbe piaciuta sapere tanto tempo fa, perché ho sempre guardato gli altri un po' come modello di riferimento e sono rimasta molto ferita quando non riuscivo a raggiungere quegli stessi traguardi, diciamo, no? Come per l'appunto andare a vivere insieme alla persona che amo. Una volta mi sono sentita dire che se due persone si amano veramente, allora è naturale andare a vivere insieme, è una cosa abbastanza scontata, no? Se stai bene con una persona, andarci a vivere insieme. Io invece questa cosa non l'ho mai data per scontata. Non l'ho mai data per scontata perché non è facile avere una certezza economica, avere i soldi per poter andare a vivere in una casa propria, che sia anche solo in affitto. Non è scontato che sia il periodo giusto in cui cercare casa, non è scontato trovarla subito, non è scontato avere effettivamente il tempo e la possibilità di dire voglio andare a vivere in questo posto, avere la certezza che per quei mesi potrai sostenerti economicamente, trovare un lavoro, avere una vita più o meno stabile in un certo posto, anche se per un tempo limitato. Quindi io non ho mai dato per scontate queste cose, ci sono molte variabili in gioco, però una cosa che mi ha fatto molto sorridere, che vorrei condividere con voi, anche se la reputo abbastanza personale, ieri è tornato a casa il mio ragazzo e mi ha detto bentornata a casa e io mi sono messa a ridere perché gli ho detto guarda che sei tornato tu a casa e lui fa no, io sono la tua casa e anche così non aveva senso quello che diceva perché avrebbe dovuto dire la tua casa è tornata o qualcosa del genere, no? Però comunque mi ha fatto molto sorridere, perché per certi versi è vero, siamo in un contenitore alla fine, siamo in un appartamento, ma sentirsi a casa è sentirsi bene, al sicuro. È bello sicuramente avere un posto in cui ritornare, avere le proprie cose perché ci fanno sentire al sicuro, è qualcosa di tangibile, qualcosa di nostro. Però allo stesso tempo è vero che il concetto di casa è
È ben altro, non è soltanto le mura, il pavimento, il tetto. Un'altra cosa fondamentale che ho capito con il tempo è che non serve avere fretta. Come vi dicevo, abbiamo vissuto tanti anni separati, per questo non siamo potuti andare a vivere insieme. E io negli ultimi 2 anni, anno e mezzo, sono diventata molto impaziente perché dopo 8-9 anni di relazione fremevo, volevo la mia vita insieme a lui, volevo la nostra casa, incominciare veramente una vita insieme. Vivere insieme rappresentava il mio punto di inizio, idealmente, e questo mi ha fatto spesso perdere di vista quello che avevo già, che era già una vita insieme. In questi 10 anni ho imparato anche che l'amore si dimostra in maniere differenti. A me, ad esempio, piace scrivere lettere, coccolare, dire parole dolci e non dico ogni giorno, ma ricordare spesso alla persona che amo, che l'amo e per quali motivi l'amo. Non è detto però che se l'altra persona non si comporta allo stesso modo mi ami di meno. Le persone dimostrano affetto in maniera differente ed è importante capirlo, è importante capire in che modo l'altra persona ci tiene a farci sapere che ci ama, che ci ritiene importanti. Parlando poi di tempo, ho capito che non ci sono tappe predefinite, non è che entro i 25 anni ti devi sposare o entro i 30 devi avere un figlio. No, il tempo giusto è un tempo che possono quantificare soltanto le due persone coinvolte in una relazione. So che ci sono spesso tante pressioni dalla società, dagli amici, dai parenti soprattutto, però non bisogna avere fretta e queste decisioni sono molto importanti e vanno prese in due, tutto il resto fuori. Una domanda che mi fanno veramente in tanti è: come hai capito che era quello giusto? La prima volta che ho sentito questa domanda non sapevo che cosa rispondere, perché prima di allora io non avevo mai pensato di aver trovato la persona giusta per me. Nel senso, non mi è mai capitato di pensare: ah, amo così tanto mio compagno, è l'uomo della mia vita, è l'uomo per me. Semplicemente stiamo insieme da tanto tempo, evidentemente siamo bravi a sopportarci l'un l'altro, evidentemente ci vogliamo ancora tanto bene, siamo disposti a lottare, perché in questi anni abbiamo dovuto lottare veramente tanto per stare insieme e se ci prendiamo il disturbo di fare tutto questo è probabilmente perché siamo importanti l'uno per l'altra. Va ben oltre l'abitudine questo nostro rapporto. Io semplicemente non riesco a immaginare la mia vita con un'altra persona. Come rispondere alla domanda quindi del come hai capito che era quello giusto in tutti questi anni passati insieme? Amandoci giorno dopo giorno, litigando molto spesso, affrontando insieme tanti momenti difficili della nostra vita. Quando capisci che la persona con cui stai è veramente disposta a qualsiasi cosa per te, quando la vedi presente giorno dopo giorno nelle cose più difficili, così come nelle cose sciocche, quando è il tuo amante, il tuo migliore amico, il tuo complice, il tuo compagno di avventure, di scherzi. Non c'è stato un momento ben preciso che mi ha fatto capire voglio passare il resto della mia vita con lui. È stato un percorso, un insieme di tante cose. Direi ora di rispondere a qualche curiosità che mi avete lasciato su Instagram. La prima è di Kevin. Credi che si possa perdonare una persona che ti ha fatto un torto? Ne hai mai subiti alcuni? Certo, principalmente da amici, amiche, ma anche dal mio ragazzo. Come dicevo all'inizio del video, crescendo si cambia, è inevitabile scontrarsi su alcuni argomenti perché siamo due persone diverse, in certe cose anche opposte. Si può perdonare una persona che ti ha fatto un torto, certo, ma dipende dal tipo di rapporto che si ha con questa persona e dal tipo di torto che si è subito. Se con questa persona si ha un rapporto veramente speciale, si può cercare di dare una seconda possibilità, però ci deve essere da parte di entrambe le persone la voglia di rimediare a questo torto, di venirsi incontro e fare in modo che non si verifichino altri momenti spiacevoli o almeno altri momenti del genere. Secondo te è normale inizialmente avere dei dubbi sulla propria relazione? Un esempio è la solita domanda: ma se non durasse?
Penso che sia normale avere dei dubbi sulla propria relazione, penso che faccia anche bene porsi delle domande, capire che cosa si vuole da un certo rapporto. Poi, chiaro, con il tempo le cose possono cambiare, però non bisogna mai avere paura, secondo me, di parlarne. Come vi dicevo all'inizio, per me è stato fondamentale il dialogo, parlare anche dei miei dubbi, soprattutto riguardo alla mia relazione. Perché parlandone con l'altra persona capisci se i dubbi sono fondati o meno, capisci soprattutto come sta vivendo invece l'altra persona questo momento, che cosa ne pensa, che sentimenti prova. La migliore risposta poi è il tempo, passando del tempo insieme, affrontando giorno dopo giorno la quotidianità, sfide grandi o piccole che si presentano sul cammino, si può capire se si vuole andare avanti nella propria vita da soli o accompagnati da qualcuno. Come si fa ad andare oltre le differenze, i difetti, i litigi, le mancanze e le incomprensioni? Questa è una domanda bella. Chiaramente non si può dimostrare grande amore con grandissimi gesti ogni giorno. Come vi dicevo, per me la cosa più bella è poter passare in tranquillità e serenità giorni comunissimi, essersi d'appoggio nelle cavolate quotidiane, essere soprattutto complici in quello che accade. Mentre per quanto riguarda i difetti, bisogna sapere accettarli e quindi avere molta pazienza. Cosa facile da sopportare secondo me se state veramente bene con una persona, se le volete veramente bene, poi dipende da difetto a difetto, questo è chiaro, però sapersi venire incontro e soprattutto parlarne. Come vi dicevo, io non ho paura di dire quello che penso, quindi se alcuni atteggiamenti del mio compagno, soprattutto all'inizio, mi davano fastidio, mi facevano sentire male, io glielo dicevo. Certo, reagiva in maniera indispettita perché non fa piacere a nessuno sentirsi giudicati, tra virgolette, o essere punti nel vivo, essere messi di fronte ai propri difetti, però penso che questo confronto sia servito molto ad entrambi. A me per essere più tollerante nei suoi confronti perché capivo parlandone il motivo per cui si comportasse in una certa maniera, ma anche per lui perché magari si comportava spesso in un modo che dava per scontato, per giusto, magari non ci dava una vera e propria importanza, mentre confrontandoci ha capito che mi faceva stare male o che provavo disagio per una certa situazione, quindi cercava poi di cambiare, di fare più caso a queste cose. Per i litigi, secondo me, è più che naturale confrontarsi e scontrarsi. Ovviamente c'è modo e modo. Litigate in cui ci si urla addosso, ci si lancia cose, non servono a niente. Meglio sfogarsi facendo una nuotata o andando in palestra. Fa bene scontrarsi. È giusto, secondo me, battersi per quello in cui si crede. Non bisogna però avere paura di innanzitutto ammettere i propri errori, cercare di comprendere veramente l'altra persona perché si è arrivati a questo momento di rottura. Vuol dire che ci si sta scontrando magari su qualcosa di importante. Se è una cavolata, poi si ride insieme, insomma, di quanto sia stato sciocco, però per me è stato importante spesso fare un passo indietro, chiedere scusa. Io non ho paura di ammettere di aver sbagliato e di chiedere scusa, un po' meno il mio compagno, però questi momenti servono anche a questo, a metterci di fronte ai problemi che ci sono. È importante, secondo me, confrontarsi perché non va bene sopportare e accumulare sempre di più perché poi si arriva a un punto di rottura devastante ed è brutto poi rinfacciarsi le cose passate perché accumulando poi si arriva anche a un momento di rottura. Per questo, secondo me, è importante parlare. Direi di concludere con una domanda, secondo me, molto molto interessante. Come gestisci la gelosia in amore? Come reagisci? Io sono sempre stata molto gelosa del mio ragazzo, soprattutto all'inizio ero un po'. Avete presente le classiche adolescenti quasi possessive? Ecco, all'inizio ero un po' così.
Però con il tempo sono cresciuta, sono passata dall'essere una ragazzina a una donna, quindi ho capito molte più cose e è fondamentale avere fiducia, fidarsi della persona con cui si sta. È ovvio che la fiducia non arriva da un giorno all'altro, ma è qualcosa che si costruisce nel tempo. È difficile magari fidarsi delle persone, soprattutto se in passato siete già stati feriti in qualche modo, se siete stati traditi, me ne rendo conto. Però non dovete lasciare che questi pregiudizi influiscano sul vostro rapporto con una persona. Solo perché in passato qualcuno vi ha fatto del male non vuol dire che tutti siano pronti a ferirvi. Così come se un uomo in passato o una donna vi ha traditi, non vuol dire che una persona diversa con cui state in questo momento farà lo stesso. Questi erano quindi alcuni miei pensieri, le mie risposte ad alcune delle vostre domande, me ne avete lasciate tante, ho cercato di selezionare le più frequenti, le più interessanti, magari in futuro proverò a rifare un video del genere, se vi interessa ovviamente fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Spero di nuovo che questo video possa essere d'aiuto, di ispirazione a qualcuno o che semplicemente abbiate passato un buon quarto d'ora o 20 minuti, non so quanto verrà lungo questo video, in mia compagnia. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!